Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, è appena finita Italia-Bosnia. Che palle, mamma mia ragazzi, che noia, che palle. Come diceva Sandra Mondaini a Casa Vianello, che barba, che noia, che barba. Mamma mia ragazzi, oh, che tristezza. Partita che qualche sentenza l'ha data, che sapevamo già, però manca molta qualità. Italia che in attacco costruisce poco, evanescente. Io sinceramente mi aspettavo un po' di più. Vedendo la partita mi sono detto, ma quasi quasi è stato meglio che gli europei quest'anno non si siano fatti, perché non mi sembra che tanti giocatori della nazionale abbiano la maturità giusta per affrontare al meglio una competizione difficile come l'europeo. Ci siamo esaltati tutti e ci siamo attaccati tutti a questa nazionale quando abbiamo brillantemente passato i gironi degli europei, il girone degli europei, e ci siamo qualificati in carrozza con qualche giornata d'anticipo. Però tra di noi lo sappiamo e ce lo possiamo dire, gli avversari erano quello che erano. Nel momento in cui gli avversari crescono un pochettino più di livello, come stasera la Bosnia, che è un avversario assolutamente non da sottovalutare, vengono fuori un pochettino le difficoltà. Nota positiva di stasera, almeno per me interista, aver visto di nuovo in campo Sensi, averlo visto in campo per 90 minuti, averlo visto segnare un gol, che sarà un gol fortunoso, però insomma è un gol che è valso il pareggio. Nel momento in cui l'Italia ha segnato il gol del pareggio e ha ravvivato un po' la situazione, io mi aspettavo di più. Mi aspettavo, cioè, ci sono stati quei 6-7 minuti dove sembrava che l'Italia si fosse rinvigorita, poi basta. Belotti troppo solo. Belotti è un attaccante che mi piace, è un attaccante che apprezzo, però troppo solo là davanti. Chiesa troppo confusionario da una parte. Insigne ci ha provato un pochettino più di Chiesa, ha provato a essere un po' più intraprendente di Chiesa, però questo 4-3-3 così, diciamo che non mi convince a pieno. Parliamo un attimo dei terzini. Florenzi e Biraghi. È vero, quando sta bene, ci sa quando ci sarà Emerson Palmieri, giocherà Emerson Palmieri, magari dall'altra parte può giocare anche Di Lorenzo. Florenzi è un giocatore, anche questo, che io ho ammirato molto nei suoi anni d'oro alla Roma, però molto sul viale del tramonto. Florenzi, siamo molto sul viale del tramonto. Quando la Roma aveva deciso di liberarsi, tra virgolette, di Florenzi, io ci avevo anche fatto un pensierino da interista. Poi ho visto un po' com'è andato Florenzi al Valencia e mi sono detto lascia perdere. Non capisco ancora oggi come possa essere chiamato in nazionale. Con un Florenzi così può giocare tranquillamente D'Ambrosio. Dall'altra parte Biraghi, che è un giocatore che noi interisti conosciamo bene, sappiamo quello che può dare, quello che non può dare. Se gioca titolare in nazionale Biraghi, ragazzi, veramente, non voglio anche qui essere cattivo, ma c'è veramente speranza per tutti, eh? Se Biraghi gioca titolare in nazionale, c'è speranza per tutti. Per quanto riguarda il reparto d'attacco, faccio un po' fatica a capire la scelta di Mancini di far giocare titolare Belotti e in panchina Immobile. Cioè, allora, abbiamo Immobile, che è un attaccante che ogni domenica in campionato segna, ed è scarpa d'oro. Ripeto, pur apprezzando Belotti e pur capendo che di attaccanti italiani meglio di Belotti e Immobile come centravanti in questo momento non ce n'è, nelle gerarchie secondo me Immobile dovrebbe essere davanti a Belotti. Poi ripeto, massimo rispetto per Belotti. Secondo me oggi Belotti ha fatto una partita non sufficiente, però è stato lasciato un pochettino da solo al suo destino. Adesso l'Inter ha fatto questo punticino con la Bosnia. Prossima partita avremo l'Italia, scusate perché ogni tanto io mi confondo. L'Italia ha fatto questo punticino con la Bosnia. Adesso abbiamo
questa partita contro l'Olanda, che sarà ancora più difficile, e qui però dobbiamo recuperare i punti che non sono stati fatti oggi. Quindi se nella mia tabella di marcia c'erano i 3 punti oggi, mi poteva andare bene anche il pareggio con l'Olanda, adesso si invertono le cose, e insomma abbiamo pareggiato con la Bosnia, bisogna fare i 3 punti con l'Olanda, anche se, dico la verità, se l'Italia è quella di stasera, la vedo dura. Mi aspetto qualche cambio da parte di Mancini, mi aspetto magari titolare la prossima volta Immobile, e a centrocampo vedremo se farà qualche cambio. Sinceramente Barella secondo me ha fatto una buona partita, Sensi gol a parte, anche lui è stato abbastanza sufficiente. Mi aspettavo qualcosa di più comunque in fase di costruzione. Staremo a vedere un pochettino come studierà la partita la prossima volta, ma servirà tutta un'altra Italia per vincere con l'Olanda. Sicuramente con l'Italia di stasera, se gioca così contro l'Olanda, le prende e si va a casa. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic, sempre forza azzurri ragazzi, mi raccomando, questa maglia che è l'unica, quando c'è l'Italia io punto sempre spesso su questo tasto, anche su Instagram, nelle storie, nella mia pagina Facebook. Il bello di tifare Italia è che è l'unica volta in cui interisti, milanisti, juventini possiamo guardare una partita insieme senza litigare, senza... Spesso mi dite, Luca, tu quando c'è l'Inter non sei sportivo. È vero, io non sono sportivo quando gioca l'Inter. Io pratico lo sfottò quando gioca l'Inter. Però quando c'è l'Italia metto da parte tutto e mi fa piacere che tutti ci dimentichiamo, almeno quando c'è l'Italia, un attimo, per 90 minuti della nostra fede calcistica, e per 90 minuti proviamo tutti un attimo a remare per, insomma, per dalla stessa parte. Ripeto, iscrivetevi a tutti i miei social e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!